GBJ Rock News, le buone nuove dal mondo del rock. GBJ Rock News, the good news from the world of rock. A GBJ Station. Sì, 31 minuti primi, benvenuti, ben sintonizzati. Scusate per la voce, qualche problemino di salute, ma siamo qui, qui per voi, ovviamente, in questo venerdì targato 20 ottobre 2023. Andiamo con l'ultimo appuntamento della settimana con Rock News. Parliamo di Pearl Jam. Il 19 ottobre del 1993 uscì nei negozi VS, il secondo album in studio dei Pearl Jam, reduci dal successo del 91 con l'album d'esordio Ten. La seconda opera dei Pearl Jam ebbe subito un grandissimo successo, tanto che ne vennero vendute 950.378 copie solo nei primi 5 giorni dell'uscita. VS è entrato nella storia del movimento grunge ed è tuttora uno degli album più amati dei Pearl Jam. Con questo motivo è normale che ci sia una certa curiosità sul retroscena e gli aneddoti legati al processo di creazione di questo album. Jeff Amendet, il bassista della band, ne ha raccontato uno davvero curioso su Eddie Vedder. Qualche anno fa, durante uno speciale per il 25esimo anniversario di VS, il bassista ha raccontato che durante la fase di registrazione Eddie non ha voluto vivere con il resto della band, ma ha preferito invece improvvisare una sorta di campeggio nella sauna vicino alla casa. Ricordo quando siamo arrivati, Ed non voleva stare in casa, quindi ha deciso di allestire una specie di campeggio fuori, nella sauna. C'era questa piccolissima sauna di legno nel giardino sul vetro. Aveva una panchina grande e lunga e penso ci abbia messo il suo sacco a pelo sopra. Spesso se ne andava, prendeva e partiva, una giornata intera col suo furgone. Guidava fino all'oceano e scriveva canzoni. Non possiamo sapere in che modo la decisione di Eddie Vedder di prendersi i suoi spazi abbia influito sul processo creativo dietro a VS. Quello che è certo però è che il risultato è stato un album che ha segnato la storia del grunge. Su questo non ci sono ombra di dubbio. Lasciamo quindi la notizia sui Pearl Jam e invece andiamo a ricercare quella su Mike Shinoda, che come sapete è la settimana dove viene citato spesso, visto l'uscita del nuovo singolo e video. La scorsa settimana Mike Shinoda, il fondatore di Linkin Park, è tornato con un nuovo singolo dal titolo Already Over, in cui ha registrato, cantato, suonato da solo ogni strumento registrato nel brano. In occasione del prossimo tour, il rock americano ha deciso di farsi accompagnare sul palco da alcune band locali, che in questi mesi selezionerà nella città in cui sono previsti i suoi concerti. Le prove sono state filmate e saranno pubblicate sul canale YouTube dell'artista all'interno di un documentario dal titolo Already Over Sessions, in più puntate. La prima parte è stata girata a Sydney e vede protagonista la band Oasis. Il gruppo insieme a Shinoda ha suonato il nuovo singolo Already Over e una inaspettata cover di Bleed It Out del Linkin Park, pubblicata originariamente nell'album Minute to Midnight, uscito il 14 maggio del 2017. A proposito del brano, Shinoda ha dichiarato che Already Over è arrivata mentre ero seduto con la mia chitarra preferita in mano, la stessa che ho usato per canzoni come What I've Done e In My Head. C'è un DNA familiare nella canzone che credo i fan di Linkin Park riconosceranno. Per me crea un ponte del passato a un futuro sfocato ma emozionante. Beh, senza dubbio, comunque è un bel brano, ragazzi. Penso chi già l'abbia ascoltato potrà affermare anche questo, ragazzi. Un goccio di acqua. Bene, bene, bene. Ragazzi, siamo veramente messi male oggi. E speriamo di esserci anche stasera con Q Radio, ovviamente. Passiamo ai Guns N' Roses, passiamo nel mondo del rock americano. Sempre più musicisti stanno parlando in modo sincero di salute mentale e dipendenza, cambiando in un certo senso l'immaginario trasgressivo e decadente legato alle rockstar, per promuovere la consapevolezza e il dialogo sul tema. Dopo Tommy Lee dei Motley Crue, che ha raccontato i problemi con l'alcol, bevevo due galloni di vodka al giorno, Duff McKagan dei Guns N' Roses ha voluto condividere la sua lunga battaglia contro ansia e depressione. Iniziata durante l'adolescenza a Seattle, gli attacchi di panico e i problemi mentali non nascono dall'essere semplicemente annoiati e disillusi dalla vita. Sono una condizione di disequilibrio chimico che ti ribalta completamente. Duff ha raccontato la prima volta in cui ha avuto un attacco di panico. Avevo 16 anni e ho avuto la sensazione che il terreno sotto i miei piedi sprofondasse di 3 metri. Sembrava un terremoto. La soluzione che ha trovato al tempo, in un periodo in cui non era facile parlare apertamente di problemi mentali nell'industria discografica, è questa di provare a dimenticare tutto con alcol e droghe.
un cortocircuito rischioso e drammatico che negli anni 90 ha portato in una spirale di autodistruzione alcuni dei migliori talenti della generazione di Duff, come Lane Stanley dei Alice in Chains e ovviamente Kurt Cobain. Non se ne parlava mai, nessuno lo faceva. Non si sapeva neanche chi affrontare il discorso, pensava solo di essere impazzito. Il rock americano dei primi anni 90 è fatto di ostentazione, decadenza, culto della personalità, un sistema di valori che schiaccia la sensibilità di alcuni artisti. Non ho mai voluto essere una rockstar macho, volevo solo diventare una grande musicista. I musicisti sono persone sensibili. Non era mia intenzione neanche diventare dipendente da droga e alcol, non c'è niente di affascinante. Sono stato fortunato a sopravvivere. Gli anni 90 sono passati, ma il problema della salute mentale e delle dipendenze dei musicisti è rimasto. Duff McKagan ha perso altri amici, da Scott Weiland dei Stone Temple Pilots, con cui ha suonato nel progetto Velvet Revolver, a Taylor Hawkins dei Foo Fighters. Dopo aver visto tanti musicisti morire, ho iniziato a pensare di essere qui per una ragione, ha detto. Se posso dare il mio contributo per aiutare a diffondere consapevolezza sul tema della salute mentale, sono pronto a farlo. Questa è una bella testimonianza, amici miei. Adesso ancora un pochino di acqua, sincero. Bene, bene, bene. E oggi andiamo avanti ad acqua, eh. Allora, veniamo ai Blink 182, che hanno pubblicato il nuovo inedito, ossia You Don't Know What You Have Got. In uscita domani, anzi oggi, la canzone si intitola You Don't Know What You Have Got. E racconta attraverso un testo molto toccante l'esperienza vissuta da Mark Hoppus nel 2021 con il cancro. Trattato nei versi del brano, in queste settimane di imminente rovina, bloccato nella sala d'attesa della vita, aprendosi alle possibilità della vita nonostante le immense difficoltà affrontate. Non sai cosa hai fino a quando non sei quasi sparito. Nel 2021 a Mark Hoppus è stato diagnosticato un linfoma diffuso di tipo B. Al quarto stadio, ma è stato dichiarato libero del cancro 6 mesi dopo. Ecco una bella testimonianza, ragazzi. Allora, come ben sapete, One More Time è uscito oggi, è stato prodotto da Travis Barker e contiene 17 brani che immortalano la band al massimo del suo splendore, mescolando dramma, successo e soprattutto fratellanza. Allora, veniamo adesso alla recensione di giornata. Andiamo a prendere un disco di Ben Harper, Wide Open Light. Stanno tutti in una stanza, gli 11 brani che Ben Harper ha riunito nel suo nuovo album, comprese le versioni che l'Opera House di Sydney tributa a Gavin Ghost. Giusto per dire che a Wide Open Light non è affatto preclusa l'esposizione in ampi più ampi spazi e affollati. Nitida resta però la sensazione che il disco obbedisca soprattutto a un bisogno di intimità, un po' come Winter is for Lovers, dal quale muta gli strumentali ai capi opposti del programma. Erton Crowley, i folk blues di Finger Painting Style e Thank You Brad Bryan, l'atmosferica fantasia acustica dedicata all'amico e mentore. Un attimo, eh? E dentro tra le parentesi un altro saggio di intensità poetica, il solito radicamento alle tradizioni di quel che pare lui, l'artista che noi ammiriamo. Bene, questo è tutto nel Rock News. Vi do appuntamento lunedì e io vi do appuntamento stasera alle 20:50 con Q Radio. Amici miei, è tutto alle 16:39. Un saluto, un abbraccio ovviamente da Dark Chess DJ.
GBJ Rock News, le buone nuove dal mondo del rock. GBJ Rock News, the good news from the world of rock. A GBJ Station.